vergognoso nominare Paduan in quel ruolo, perché c'erano delle responsabilità su Monte dei Paschi che Paduan aveva avuto anche da ministro, e quindi diciamo questo gioco delle porte girevoli che il PD fa con i propri dirigenti è una cosa francamente intollerabile. Credo che lì ci sia stata una commissione tra politica e finanza degna di un paese del terzo mondo, che ha portato per decenni il PD a privatizzare gli utili per interesse elettorale e a socializzare le perdite sui cittadini senesi e sui cittadini italiani. Questo gioco deve finire. Oggi voglio capire qual è il costo della ennesima operazione che si fa a danno dei cittadini, e voglio capire chi se ne assume le responsabilità. Si va verso l'obbligo vaccinale per gli insegnanti? Cosa ne pensi? Guardi, io sono complessivamente, si sa, contrario all'obbligo per una questione, diciamo, di principio. Il punto è che però bisogna capire quanto risolve. Voi ricorderete che noi qualche mese fa abbiamo vaccinato gli insegnanti per primi e poi abbiamo chiuso la scuola. Allora, io credo che questo, diciamo, pensare di risolvere tutto solo con l'obbligo vaccinale, con la campagna vaccinale, rischierà di riportarci a delle chiusure, perché se il vaccino, come pare dicano i dati, non ferma il contagio, noi avremo comunque il problema di come evitare le chiusure. Allora, a me piacerebbe che, invece di parlare solo di questo, mi sembra un po' un'arma di distrazione di massa, mi si rispondesse a una domanda che continuo a fare da mesi: che cosa si sta facendo per mettere in sicurezza la riapertura delle scuole, per ampliare gli spazi, per la reazione meccanica controllata, per i tamponi agli studenti, per un sistema di tracciamento, per potenziare i mezzi pubblici? Perché scusi, guardi la follia, noi continuiamo, mettiamo il Green Pass per entrare al ristorante, poi sul mezzo pubblico, che è sempre stato il cluster principale di tutta questa vicenda, no? I negazionisti del PD ci dicevano che sui mezzi pubblici il Covid non c'era. Poi si è scoperto che invece c'era, perché è inevitabile, o il distanziamento serve o non serve, le due cose non possono stare insieme. Quindi io continuo a chiedere al governo se per cortesia mi dice, l'ho detto anche a Mario Draghi quando sono andato a trovare, che cosa si sta facendo per mettere in sicurezza un eventuale rischio di prossima ondata, perché la campagna vaccinale, che è fondamentale, da sola potrebbe non risolvere il problema. Questo è quello su cui si sta concentrando. Quindi obbligo per ora no. Ma io sono, diciamo, non sono favorevole all'obbligo per principio. Credo che tra l'altro non sia il modo serio di fare una campagna vaccinale. Guardi che gli italiani sono stati molto seri, anche per esempio si dice tra i docenti, ma il 90% dei docenti in Italia è già vaccinato. Quindi, perché dico, mi sembra un po' un'arma di distrazione di massa, perché in realtà la cosa più seria che si può fare per la campagna vaccinale è trasparenza, serietà nelle informazioni. Questo è mancato. Cioè, in realtà i Novax stanno al governo, perché la campagna, diciamo, di distrazione o di allontanamento, in alcuni casi alla vaccinazione, l'hanno fatta quelli che hanno dato informazioni che si accavallavano e che si contraddicevano. AstraZeneca prima sotto i 55 anni, poi sopra i 60 anni. È quello che ha creato una difficoltà, ma noi abbiamo una media di italiani vaccinati più alta degli altri paesi europei, quindi la campagna vaccinale da noi sta andando bene. Bisogna incentivarla, bisogna chiaramente sostenerla, ma non risolve da sola il problema, e quindi vorrei che ci si concentrasse anche sulle altre priorità, sulle quali invece nessuno continua a dire niente. Questa è la questione della quale Fratelli d'Italia continua a occuparsi nel disinteresse generale. Il tema del Green Pass sta dividendo molto, c'è chi lo definisce un obbligo mascherato di vaccinazione. È un obbligo mascherato di vaccinazione, e credo che ci sia una ragione per la quale il governo fa questo, perché vede, uno può assumersi la responsabilità di porre un obbligo vaccinale. Quello che a me non torna è mettere un obbligo vaccinale di fatto senza assumersi la responsabilità di metterlo. E siccome a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, sa qual è la differenza? Che se il governo mette l'obbligo vaccinale, poi per la legge italiana deve rispondere di eventuali problemi, e quindi deve, diciamo, assumersi la responsabilità della scelta che fa. Mentre quando noi andiamo a vaccinarci, noi firmiamo uno scarico di responsabilità. Allora, se tu sei consapevole di quello che stai facendo, te ne assumi la responsabilità e fai il governo e puoi fare le tue scelte. Ma fare questo gioco di dire non metto l'obbligo per non assumermi la responsabilità, ma poi te lo metto di fatto perché sennò non puoi uscire di casa, francamente io lo trovo molto importante. Che si è detto con Berlusconi? Con Forza Italia i rapporti sono stati... Guardi, sicuramente abbiamo incontrato il presidente cordiale, mi ha fatto un piacere. Il mio obiettivo era capire se l'orizzonte degli altri partiti di centrodestra sia lo stesso di Fratelli d'Italia, cioè un governo di centrodestra, o se piuttosto alcuni, diciamo così, accarezzino
ipotesi alternative, cioè se si considera quella della maggioranza arcobaleno a sostegno di Mario Draghi o di chi altro come una diciamo ipotesi transitoria, accidentale, irripetibile, o se invece no, perché noi invece, come si sa, siamo assolutamente monogami. Su questo io ho chiesto garanzia, mi pare che Berlusconi diciamo abbia detto di essere assolutamente convinto che l'unico orizzonte possibile sia quello di un centrodestra forte e compatto, ma come ho detto e ripeto, su questo aspettiamo segnali concreti. Giorgetti ha detto se Draghi va al Quirinale si va al Quirinale. Penso che sia uno dei, diciamo, degli elementi che potrebbero convincermi a sostenerlo al Quirinale. Credo che sia vero, credo che sia vero. E di fatti mi pare che non siano in molti che stanno lavorando sull'ipotesi di Mario Draghi. Non è un po' contraddittorio essere all'opposizione del governo Draghi, volerlo. Non ho detto, ma no, ho detto un'altra cosa, ho detto che l'ipotesi del voto potrebbe essere una di quelle che potrebbe convincermi addirittura a sostenerlo per andare al voto subito, ma era una battuta. Senta, sulle crisi industriali, i tanti licenziamenti, il governo sta facendo abbastanza, i ministri lavorano bene oppure no? Ma guardi, sicuramente è una situazione non facile, ci sono delle questioni sulle quali sicuramente c'è stato insomma una reazione positiva, e ce ne sono altre che invece sono state, anche per responsabilità che sono oggettivamente precedenti, totalmente abbandonate. Ci sono state, per esempio, a trovare i lavoratori della Embraco a Torino, quella è una situazione per esempio stata gestita pessimamente, di operai che ancora oggi aspettano delle risposte da un governo che aveva garantito soluzioni, esattamente come ne conosciamo mille altre. Non è facile, il punto è se noi vogliamo da questo punto di vista lavorare su quella che oggi è la priorità della politica italiana, secondo me, il tema economico. Cioè noi continuiamo per esempio a parlare del blocco dei licenziamenti, al blocco dei licenziamenti con il rischio di chiudere il 40% delle aziende italiane, non ci fai niente, la gente sempre in mezzo alla strada finisce. Quindi noi abbiamo da sempre detto che bisognava concentrarsi sulla continuità delle imprese, cioè incentivare quelle aziende che in una fase come questa mantenevano i livelli occupazionali e decidevano di andare avanti, di non chiudere. Oggi potrebbe essere per paradosso più conveniente per un imprenditore troppo spesso chiudere l'azienda piuttosto che parlare. Io l'ho detto anche al presidente Draghi quando sono stata a parlarci, secondo me serve un piano triennale di sgravi fiscali, di sgravi burocratici alle aziende che mantengono determinati parametri, se no semplicemente le cose industriali si moltiplicheranno. Quando si moltiplicheranno sarà impossibile gestirle tutte, perché noi non possiamo risolvere un fenomeno così esteso come quello che rischia di configurarsi. Sono contraria, sono una persona che ha sempre rispettato le regole, faccio le mie battaglie, una persona che